Finisce 9-5 tra Soverato e Medicenter Crotone, una bella partita ricca di emozioni, con un primo tempo tutto a vantaggio del Soverato, poi nel secondo tempo è uscito fuori anche il Crotone, segnando ben 5 reti, ma il Soverato non è stato di meno. Sì, effettivamente il primo tempo ritengo che non ci sia stata storia, potevano rientrare in partita, effettivamente bisogna riconoscerlo, se uno dei due pali che loro avevano preso fosse stata rete. E il secondo tempo, sul vantaggio del risultato del primo, abbiamo un po' mollato, loro ci hanno un po' più creduto, effettivamente sono riuscito a fare 5 reti, anche se poi diciamo che il divario minimo è stato sempre sulle 3 reti, quindi la partita si poteva gestire. E che facciamo questi piccoli, diciamo, errori, che se avessimo trovato una squadra che lottava magari anche lei per i playoff, sicuramente ce la saremmo vista male, insomma. Ecco, non so se se ne è accorto, però tutte le 5 reti del Medicenter Crotone sono stati 5 tiri dalla lunga distanza. Sì, oggi abbiamo avuto, intanto su 5 uno ce lo siamo fatti da sole, perché è stato, e i 4 sono stati effettivamente tiri, tra l'altro su ripartenze nostre sbagliate, palla all'avversario, e quindi effettivamente si è trovata tutta la difesa un po' in difficoltà. E i tiri da lontano, quando il pallone così è doppio rimbalzo, un po' può anche condizionare, diciamo, la parata, però effettivamente sono state, devo dirlo, 4 errori banalissimi nostri, perché 2 sono stati quasi uguali, quindi speriamo di correggerli. Ecco, adesso in vista dello scontro diretto che c'è domani tra Belvedere e Corigliano, qualsiasi esso possa essere il risultato, il Soverato si è avvantaggiato di punti in classifica. Sì, intanto abbiamo avuto un risultato positivo, perché l'Enotria, che era su di noi di 2 punti, ha pareggiato, quindi abbiamo già agganciato l'Enotria, e nello stesso tempo aspettiamo il risultato di domani, per comunque vada sarà un risultato che ritengo a favore, che sia un pareggio o la sconfitta di uno delle due accorcia ancora di più le distanze, e quindi accorcia questa classifica, sperando, come dicevo prima, delle partite che avremo soprattutto in casa, dove incontreremo le dirette concorrenti. Il mister del Medicenter Crotone, Teodoro Sendente. Mister, una bella partita quella giocata, la sua squadra è uscita nella ripresa, mentre diciamo che nel primo tempo aveva lasciato giocare il Soverato. Sì, il primo tempo abbiamo lasciato il primo tempo al Soverato, comunque non è che noi non abbiamo fatto niente il primo tempo, abbiamo fatto 3 pali, un rigore dubbio, e il signor non lo so chi è l'arbitro che è venuto adesso, una persona abbastanza adulta e alto livello a livello di calcio a 5, a fare degli errori così già noi siamo rimareggiati con i giocatori infortuni e squalificati. Non è che noi il Soverato non ha meritato, anzi, una bellissima squadra, l'abbiamo visto alla Crotone, abbiamo fatto i complimenti, però le gare non le facciamo noi in campo, ma c'è sempre un direttore di gara. Ma non è che dobbiamo dire ora la colpa sia tanto dell'arbitro, però se qualche volta, no, non è che possa applicare il regolamento, non è che vogliamo un favore o qua, il regolamento, una palla dentro l'area, palla nostra, vado a tiro e mi butto il giocatore a terra, se era Crotone dava il rigore tranquillo. Non è che qua Soverato, però e il Soverato ha giocato un'ottima squadra, ha giocato un primo tempo stupendo, noi al secondo tempo siamo usciti così, giusto con la grinta, a stare attento alle loro sbagli, e quindi abbiamo cercato di addrizzare un po' questo risultato. Poi ci è venuto a mancare il portiere, che è fondamentale, poi il secondo tempo qualche palla, magari se c'era il primo portiere su qualche gol laterale lontano lo poteva prendere, quindi sono stati episodi purtroppo che ci ha penalizzato. Però comunque diciamo che l'arbitraggio non ha influito sulla partita, perché se c'è stato qualche errore c'è stato per uno e per l'altro. Perdevamo lo stesso, però di meno, mi sportate a perso, però perdevamo, andavamo più con la testa alta, però noi siamo già quelli che siamo, facciamo sacrifici, andiamo per salvarci, non è che vogliamo fare di più, per l'amor del cielo.
Però non è che voglio, l'ho detto pure all'arbitro, non è che applicare quello che c'è. Comunque una punizione che io voglio sapere, lasciamo stare il rigore, una punizione là, l'uomo si vede a terra, palla nostra nei piedi, il giocatore da terra ha calciato per prendere palla e piedi, è una punizione, non la dà.